Allora presento Raffaele Ciambrone, dirigente dell'Ufficio SET di Disabilità, direttore generale per lo studente il MIUR. Si è impegnato per la creazione della Fondazione Italiana sull'Autismo. A te la parola. Ah, subito? Sì. Bene, buona domenica, buongiorno a tutti. Dunque, in un convegno, e grazie agli organizzatori per avermi invitato, in un convegno che ha per titolo il processo diagnostico nell'infanzia, cosa sto a fare? A testimoniare che una questione clinica, un fatto clinico, quando entra a scuola, diventa una questione educativa. E quindi le diagnosi, ma anche gli specialisti che le producono, le rilasciano, devono in qualche modo collegarsi con la scuola. Ora, personalmente, io sarei per il modello portoghese. Il modello portoghese è un modello nel quale l'intervento educativo non è collegato alla certificazione clinica. Quindi sono direttamente gli insegnanti che esplorano il fabbisogno e determinano determinati interventi. Negli anni noi invece abbiamo un pochettino troppo irrigidito questo collegamento tra certificazione e intervento educativo, tant'è che la direttiva sui bisogni educativi speciali mira proprio a scongelare, a ammorbidire questo legame che si era fatto troppo stretto. Chi ha ben interpretato questa direttiva sa che l'intento era un altro, era quello di demedicalizzare e far sì che gli insegnanti avessero un elemento di flessibilità in più. Certo, il modello portoghese, cioè quello che scioglie proprio questo legame, non credo sia possibile attuarlo in Italia. Abbiamo provato a parlarne con le associazioni, ma evidentemente la garanzia che a monte un ragazzo con disabilità sia seguito da un insegnante di sostegno per un certo numero di ore è qualcosa che si fa fatica ad abbandonare. Questo nonostante nella legge 104 si parli di sostegno alla classe e non al singolo alunno. Su questo siamo tutti d'accordo in via teorica, perché però poi appunto le associazioni tengono a marcare il fatto che l'assegnazione debba essere ad personam. Ora, io in un primo momento vorrei darvi degli elementi che riguardano appunto la normativa e il lavoro dell'ufficio che dirigo, poi passando ad alcune considerazioni invece più di carattere didattico, che comunque ciò di cui mi occupo. Ora, dal punto di vista amministrativo e diciamo di politiche per l'inclusione, credo che in questi anni abbiamo fatto molto. Partendo dalla legge 170 c'è tutto un iter normativo che si è sviluppato e si è concluso con il decreto interministeriale sull'individuazione precoce a scuola. Quindi credo che vi sia un corpo di norme
abbastanza completo ormai. Vi sono anche degli interventi di carattere formativo che sono stati messi in atto, 70 master su IDSA. E da ultimo, la direttiva sui bisogni educativi speciali ha cercato di chiarire proprio che questa rigidità sulla certificazione può essere superata, ossia quando un alunno mostra all'insegnante un bisogno educativo speciale, questa può intervenire anche senza che vi sia una certificazione o addirittura una diagnosi. Certo, è una responsabilità da parte dell'insegnante, perché deve assumere un'iniziativa che nell'altro caso è fondata su un pezzo di carta con un bel bollo sopra e quindi solleva un po' la responsabilità di chi deve avviare quell'intervento. Ma questo è possibile. Penso al caso di una professoressa di Clusone che riscontrava nella sua studentessa una difficoltà nello svolgere le versioni di latino, quindi rimanevano sempre due o tre righe non completate, e però osservava la professoressa che c'era un impegno continuo da parte della studentessa nella ricerca dei termini sul vocabolario e nell'esecuzione del compito. Il consiglio di classe si è riunito, ha deliberato per assegnare degli strumenti compensativi, cioè un quarto d'ora di tempo in più. Questa ragazza ce l'ha fatta, quindi è stato possibile intervenire anche in assenza di diagnosi. Poi si è scoperto che la ragazza aveva una dislessia non diagnosticata, quindi diciamo, l'insegnante acutamente aveva previsto. Ma anche se ciò non fosse stato, la semplice percezione della difficoltà dava la possibilità, in base appunto alla normativa, che è diventata più flessibile, di operare. E quindi, come vedete, si può andare incontro alle difficoltà del ragazzo. Noi crediamo che dal punto di vista, appunto, no normativo, siamo molto avanti, questo ce lo riconoscono anche in Europa, l'Agenzia per i bisogni educativi speciali e ancor più l'Associazione Europea sulla dislessia. Quello che occorre è un cambio culturale, però occorrono anche altre due cose, una sinergia, una collaborazione tra la scuola, il mondo della sanità ed anche un po' più forte, mi permetto, con l'Accademia, con i pedagogisti e con gli psicologi. Ultimamente c'è un indirizzo di studi che prende un orientamento leggermente astratto. Si parla infatti di evidence-based education. Ora, questo approccio che poi si fonda su formule quali questa, il Cohen-Effect-Zeitz, il che permette di appunto selezionare studi scientifici nel panorama della letteratura, ha strumenti di verifica quale il peer debriefing, che cos'è? È una modalità di revisione del testo rispetto a un report fatto dal docente che consente appunto di migliorare la credibilità della ricerca. È necessario che il revisore non sia coinvolto nella classe in sostanza. E questo è un po' problematico perché se uno non è coinvolto nella classe, ovvero, se uno non conosce la classe, difficilmente può giudicare. La scuola non è un laboratorio galileiano con pesi e misure che consente la riproducibilità dell'esperimento. Quindi, laboratorio galileiano sì,
controllo la pressione, la temperatura e riproduco in un altro ambiente. La classe no. Quindi la mia preoccupazione è che con questo approccio ci si vada allontanando più che avvicinando a quello che è il cuore della questione. Noi abbiamo scelto la personalizzazione. È una scelta che abbiamo fatto 37 anni fa e che ci vede avanti rispetto a tante altre nazioni del mondo. Questo all'estero ce lo riconoscono. È una scelta difficile perché le nostre classi sono complesse. Vi possono essere 5 alunni stranieri, 2 alunni disabili lievi, un alunno con dislessia, un altro con disturbi del comportamento, altri con disagio di carattere sociale e via discorrendo. Quindi l'insegnante è posta di fronte a un compito veramente arduo, ma questa è la scelta che abbiamo fatto. In altri paesi, quali ad esempio il Belgio, noi abbiamo 9 tipi di classi speciali. Quindi una per gli autistici, una per i disabili sensoriali, un'altra per i down, un'altra per i dislessici e così via. Gli altri allievi sono suddivisi in classe secondo le loro potenzialità e secondo diciamo il livello d'apprendimento. Tant'è che, questo avviene per esempio in Scozia, l'autorità governativa fornisce dei kit di insegnamento. E perciò la storia in quella classe si insegna così e c'è quel test di verifica. Questa è la standardizzazione, che è il diverso dalla personalizzazione che noi portiamo avanti. Ora, il dottor Fabio Apicella dello Stella Maris di Pisa ci ha raccontato il caso di un ragazzo con autismo ad alto funzionamento. Voi sapete, autismo ad alto funzionamento significa che c'è un'alta potenzialità intellettiva e gli autistici appunto nei sistemi chiusi sono molto bravi, questo qui era bravissimo in matematica, ma prendeva sempre cattivi voti e lui non riusciva a spiegarsi il perché di questa situazione. Alla fine prende contatto con gli insegnanti e chiede al docente di matematica di poter andare in classe e mettersi in un angolo e poter osservare. La lezione c'era sempre il martedì e il giovedì dalle 10 alle 11. Cosa osserva? Che verso le 10:10 da dietro i palazzi si alza il sole e quindi un fascio di luce va sul banco di questo Federico, si chiama. Ebbene, tutti quanti sappiamo che nel campo dell'autismo ci sono problemi a livello sensoriale, no? E quindi questo fascio di luce disturbava il ragazzo che andava in confusione e non riusciva a svolgere il compito. Perché è importante ai fini di quello che stiamo dicendo? Perché invece di andare verso una standardizzazione, verso un'astrazione, il dottor Apicella è entrato in classe, è andato verso il ragazzo. Quindi se la personalizzazione è, diciamo, la nostra stella polare, lo è a scuola, ancor più, o almeno altrettanto, deve essere per i clinici. Vogliamo questa vicinanza, vogliamo poter parlare con voi, esperti, pediatri, psicologi, neuropsichiatri, del ragazzo che abbiamo davanti. Qui c'è un, forse lo conoscete tutti, credo. È un video di un minuto. Posso avere la tua attenzione, Ishan? Ishan! Ho detto pagina 38, capitolo 4, paragrafo 3. Leggi la frase e dimmi subito quali sono gli aggettivi. Pagina 38, Ishan. Adit Lamba, per favore, aiutalo. Allora, guardate tutti il libro. Leggi la prima frase e dimmi quali sono gli aggettivi. Su, avanti, sottolineiamo tutti insieme gli aggettivi. Coraggio, leggi la frase.
leggere la frase, Ishan? Le lettere stanno ballando. Silenzio! Dillo in inglese. The letters are dancing. Davvero stanno ballando? Va bene, allora leggi le lettere che ballano. Ti va di scherzare? Leggi la frase correttamente ad alta voce. Ho detto correttamente ad alta voce, correttamente ad alta voce. Correttamente e ad alta voce. Ho detto basta, basta. Questo è davvero troppo. Fuori, fuori dalla mia classe. Fuori. Volete uscire anche voi? Chi è che sta ridendo? Posso avere la tua attenzione, Ishan? Ishan! Ho detto pagina 38, capitolo 4. Se possiamo riprendere il tempo prima. Allora, forse conoscevate in molti questo brano, è di un film che si intitola Stelle sulla Terra. Cosa succede quando non si ha competenza, quindi quando non si conosce un problema? Questo è l'incipit di un articolo di Naama Friedman. Naama Friedman è una delle più esperte al mondo nell'ambito della dislessia, è una psicolinguista dell'Università di Tel Aviv. Ha scritto questo articolo, Developmental Attentional Dyslexia, che trovate su internet, e comincia proprio così. Dice: io non posso svolgere i compiti a casa perché quando apro i miei libri le lettere mi saltano in faccia. E questa ragazza aveva abbandonato gli studi, la mamma disperata va dalla Friedman proprio per avere un aiuto. Ora, cosa dice Naama Friedman? Dice che effettivamente lei individua 17 tipi di dislessia, tra questi la dislessia attenzionale, che ha una radice, diciamo, di carattere viso-spaziale, quindi ballano le lettere. E ha fatto delle ricerche anche su termini italiani, come vedete c'è terno e treno, la R e la E sono lettere migranti, quindi in quanto ballano, si muovono, il ragazzo a volte legge in un modo, a volte in un altro. Vi sono parole con struttura rigida come carota e lì il problema non si pone. La soluzione per questa ragazza, ci racconta nello stesso articolo, prende un cartoncino, fa una finestrella, la mette sul libro in modo che si possa mettere a fuoco una parola alla volta, e perciò tutto il contorno sfocato si dilegua ed è possibile leggere. Muovendo velocemente, la ragazza si addestra, riprende la facilità nello studio. Ora, dalla conoscenza nascono gli interventi adeguati. Cosa succede in molte città italiane? Che secondo una ricerca condotta da Mengeri e Bachmann in Toscana, in quattro province il 47% degli insegnanti adotta il metodo globale per l'insegnamento della lettoscrittura. Ora, voi sapete che il metodo globale, detto in maniera molto semplice, consiste nel fatto che già dal primo giorno di scuola i bambini trovano una stringa sopra il banco e devono copiarla. Copiando, riescono a imparare la lettura e la scrittura perché individuano delle parole. Quindi il processo è contrario, globale, va dalla parola alla singola lettera. Ora, questo metodo noi nelle linee guida abbiamo suggerito di non usarlo. In Francia, che sono un po' più determinati, con un decreto ministeriale l'hanno proprio abolito dalle scuole. Ma ci si chiede perché allora quasi la metà degli insegnanti usa il metodo globale? E questo è un altro dei motivi per cui noi in questi giorni stiamo parlando di
tavolo sull'inclusione, perché c'è una delega rispetto alla legge 107 sull'inclusione scolastica, bisognerà scrivere un decreto legislativo, parliamo di formazione degli insegnanti e rileviamo che almeno dal piano di studi non c'è un esame sull'insegnamento della lettoscrittura nel corso di laurea scienza della formazione primaria e quindi stiamo chiedendo che venga inserito. Alcune università certamente lo fanno nell'ambito didattica dell'italiano, ma questo deve avvenire dappertutto, cioè è la competenza che ci porta a rimuovere gli errori. Faccio adesso qualche minuto ancora, credo di avere 5 minuti, sì, anche 10, bene. Qualche riflessione proprio di carattere didattico. Io vengo dal mondo della scuola, ho insegnato 15 anni e cerco di trarre ispirazione da ciò nel mio lavoro, quindi quando andiamo a scrivere un testo normativo, una circolare, un decreto, ci ricordiamo di quello che avviene nelle scuole. Ora, guardate un po', questo qui è un esercizio che viene somministrato nella scuola dell'infanzia, parliamo appunto di infanzia in questo convegno. Si tratta di ricalcare un segno tratteggiato per poi arrivare a tracciare senza il supporto della linea sotto la linea. E questa è una bambina, Giulietta, una bambina che va molto bene a scuola, una di quelle che vorremmo avere tutti, sapete, col fiocchetto che sta lì, voi dite, Giulia fai, e lei fa, sì maestra, ne vorremmo avere 20, 22, 23 in classe. Questo qui invece è, lo chiameremo Adriano con un nome di fantasia. Stesso esercizio. Come potete vedere, già fa fatica a ricalcare la curva e poi lancia delle linee dritte. Cosa dice a noi educatori, a noi insegnanti, questa fotocopia? Cosa dice a uno psicologo, cosa dice a un neuropsichiatra? Ne dovremmo ragionare insieme. Punto primo, tra le righe, che bisognerebbe diminuire l'uso delle fotocopie a scuola, perché la fotocopia standardizza, ci dice comunque, volendo lasciare questa pratica in uso, che questo bambino, il quale in realtà ha una diagnosi come border cognitivo, e anche un disturbo del linguaggio, non viene aiutato da questo esercizio. Perché? Chiediamocelo. Questo fa l'insegnante, cioè si pone un interrogativo e dice come posso aiutare questo bambino? Certamente non somministrando altre fotocopie simili, no? Perché l'errore si stratifica soprattutto la disistima, nel senso che Adriano è abbastanza intelligente per vedere che la sua compagna di banco, perché questa è la compagna di banco, il compito lo fa bene e lui lo fa male, e dopo un po' disistima su disistima, dice io queste cose non le so fare. Il problema si ripropone anche con la coloritura della fotocopia. Bambini, colorate bene gli spazi senza uscire dai margini. Anche questa è una pratica che io sconsiglio. Però ne prendiamo atto, ecco, sta lì. Giulietta colora bene. Vedete come dà un colore al cielo ed evidentemente un altro colore al prato. E Adriano no. Adriano colora il cielo e il prato allo stesso modo, i capelli e i vestimenti allo stesso modo, e poi si rende conto che il suo disegno è fatto male e quello della compagna di banco è fatto bene. Secondo un esame psicologico più attento, che cosa capiamo? Capiamo che la mano è guidata dall'immagine interna, quindi diciamo che l'immagine mentale guida l'atto grafomotorio. Quanto più l'immagine è focata, tanto meglio viene il disegno. Evidentemente Adriano ha proprio questo problema qui. Ma allora, è corretto che io insista
a portarlo fuori, ad estroflettere e a fare un semplice esercizio fisico senza che potenzi l'immagine interna? Adriano ha cambiato insegnante, la quale ha messo da parte le fotocopie, ha girate e le ha anche riciclate le pagine, e ha preso l'acquerello. E questo è il risultato. Come vedete voi, c'è una sequenza che è fatta da due linee oblique e una orizzontale, e non ne manca uno. Ha semplicemente chiesto all'insegnante di cambiare colore ad ogni riga. Qual è il fatto fondamentale? Che gli ha raccontato una storia prima. E quindi la storia serve a potenziare l'immagine interna. Dopodiché, con questa confidenza che si ha con l'immagine interiore, si riesce più facilmente a scrivere. Ma c'è un in più. Mentre il pennarello, come tocca la punta sul foglio, segna, il pennello no. Bisogna dosare la pressione. Cos'è la scrittura? È questione di pressione e di trazione. Allora occorre un'educazione psicomotoria, occorre esercitare la motricità fine, ed è appunto quello che io faccio con un pennello, nel quale devo dosare la pressione con la quale la punta tocca. Quindi, vedete, questa è pedagogia, cioè è individuare un contenuto, un'abilità, una competenza che vengono dati nel modo corretto. Questo è un bambino disgrafico di quarta primaria e questo è un bambino disgrafico di seconda primaria. Questa è una bambina disgrafica e disortografica di terza primaria. Questa è la stessa bambina che ha cambiato insegnante. Non sto dicendo nulla dell'insegnante, è un problema di competenze. Se sai, fai bene, altrimenti no. Qui venivano utilizzate delle fotocopie, qui è stato usato un altro metodo. Allora, la pedagogia si articolava in antropologia pedagogica e metodologia o didattica, cioè io applico un metodo nel momento in cui conosco l'essere umano. Allora non mi serve il Cohen Effect Sites, non mi serve il peer debriefing, mi serve conoscere l'essere umano. Quando, nella misura in cui io conosco, opero correttamente e quindi non commetto degli errori che sono semplicemente metodologici. Allora per questo occorre che tutti stiano intorno all'insegnante. L'insegnante è uno scienziato pratico, che sta lì nella classe dove la vita scorre giorno per giorno, minuto per minuto, e non ci si può distrarre, non si può sbagliare. Allora uno psicologo, un medico incontra un bambino mezz'ora, un'ora, una volta a settimana, una volta al mese, e l'insegnante lo incontra tutti i giorni per 4 ore. Non può commettere errori, perché davanti ha un tessuto vivo, 20, 22, 23, ahimè, 25, 26 bambini. E un raccolto può andare a male, una classe no, perché quella è la speranza del futuro. Quindi tutti devono stare attorno all'insegnante. Ho fatto questo esempio che non rende forse per molti aspetti, ma pensavo, quando a Cape Canaveral lanciano un razzo, c'è un'astronave lì, no? E ci sono 300 persone che stanno a terra, sono 300 scienziati. Tolta la prima fase di volo in modalità automatica, come si dice, e poi prende in mano l'astronauta e c'ha un carico da portare alla meta. Se arrivano degli asteroidi, chiama la base e dice: datemi le traiettorie possibili, le migliori. E lì ci sono 300 scienziati che cercano i dati e provano a offrire delle piste. Ma non sono loro che mettono in atto, è lui che ha
il comando dell'astronave e deve portare a termine. Allora, uno scienziato pratico e tanti esperti, altri scienziati di varie discipline che lo coadiuvano, lo supportano, lo aiutano. Quindi l'insegnante non deve essere considerato come un minus quam, come uno che sta lì praticone, che inventa delle cose. No, lo scienziato è quello che è lo scienziato pratico, l'insegnante è quello che sta nella posizione più delicata, quella di portare al miglior effetto le cose. Quindi neuropsichiatri, pediatri, psicologi, pedagogisti, tutti dobbiamo lavorare per questo miglior sviluppo delle competenze affinché chi sta lì in prima linea possa condurre nel modo migliore le cose. Concludo dicendo che come Ministero, avendo inteso l'importanza di ciò, abbiamo varato una norma, forse voi la conoscete, formazione obbligatoria in servizio. Quindi dal prossimo anno sono stati stanziati 40 milioni di euro, non era mai stato fatto un investimento così importante per la formazione obbligatoria in servizio degli insegnanti. È un'opportunità straordinaria che non possiamo perdere, perché se poi quelle 30 o più ore di formazione annuale che verranno date si consumeranno in astrazioni teoriche, l'insegnante sarà ancora meno motivato, cioè occorre dare buoni indirizzi per l'azione. Mi fermo qui e vi ringrazio.